Allo? Genitore del ventunesimo secolo! Non censurare Squid Game a tuo figlio! È come nascondere un vibratore in cassaforte, certo che non sarà mai trovato! Poi una notte vai a recuperarlo e scopri che qualcuno ha cambiato le pile! La censura per Dioniso! La campana di vetro degli inetti che trattano il loro figlio come fosse un agnellino innocente, piuttosto che vederlo come è veramente! Un arrosticino che fa l'autostop in Abruzzo! Ecco che cosa direi a mio figlio, Freddy Little Nietzsche. Fanciullo mio, Squid Game è un gioco. Un gioco, va detto, meno crudele della realtà. Un gioco dove solo un poveraccio su 456 può vincere. E se pensi che come rapporto sia drammaticamente basso, è perché non sono così crudele da mostrarti quello dei concorsi pubblici. Un gioco dove miserabili, indebitati e falliti, messi alle spalle, al muro, dalla vita, non abbastanza famosi da partecipare a Ballando con le Stelle, trasformano il loro corpo in merce, accettando di essere un numero nella roulette di qualche riccone. Il denaro è l'unico fine del povero ed è l'unico mezzo del ricco che dà senso alla vita. E tu puoi assistere a questo gioco con gli occhi del dominante che punta e del dominato che si fa puntare. Ma puoi anche essere la maschera della guardia fredda e silente che obbediva solo agli ordini, fattura regolarmente ed espia durante la pensione. Forse oggi non lo rifarei, ma quante erano belle quelle divise. Un gioco che ristabilisce l'ordine naturale della vita, dove vige la competizione, lo stress da performance, gli amici che t'accoltellano le spalle e lo chiamano stato di necessità preventivo. Il fallimento non è contemplato per i poveracci. E chi si credono di essere? Degli amministratori delegati? Bravo, bravo, hai fatto fallire azienda. Eccoti la buona uscita, una raccomandazione per qualche carica statale. Un gioco dove non vince il migliore, ma chi si adatta meglio, chi usa la forza, l'astuzia, chi prevarica i propri avversari. Salta del tutto la morale kantiana. Per Dioniso come godo. Quanto avrei voluto giocare a biglie con quel Uber Ashlock di Kant. Quando sono in gioco vita e morale, se scegli la morale, muori. Il letto a castello sopra di me, il pugnale di vetro dentro di te. Un gioco dove è inutile incolpare il sistema e la società. Un giorno imprecherai in essenza di Dio, maledetto capitalismo, e andrai a denunciarlo proprio come protagonista denuncia lo Squid Game alla polizia. E lì ti tratteranno come un imbecille. Ma chi è capitalismo? Mi faccio un nome? Non lo so. Ma come? Come era fatto? Non lo so, c'aveva una maschera e ti hanno obbligato a giocare. No, è stata la nostra scelta. E come mai siete ancora vivi? Abbiamo votato democraticamente e ci hanno lasciati andare. Senta, Fusaro, la prossima volta torni con i fatti o si becca una denuncia per vuota retorica. Figliuolo, se vuoi prepararti al mondo, al suo cinismo, alla sua violenza, ti consiglio la visione di Squid Game. Ma se vuoi qualcosa di più crudo, beh, anche l'albero azzurro può andare bene. Bye bye! Se avessi il drappo ricamato delle budella dei barbari, il tessuto di sterco e melma, i drappi dai colori chiari e scuri del sangue, dai mezzi colori dell'arterioso al coagulato, stenderei quei drappi sotto i tuoi piedi. Invece, essendo uno storico, ho soltanto massacri. E i miei massacri ho steso sotto i tuoi piedi. Cammina leggera, perché si scivola.